suoi campioni, anche giovani campioni di balli caraibici sono? Greta. Donato. Ma voi avete partecipato a quante gare e a che gare? Abbiamo partecipato a molte gare nazionali ed internazionali, infatti 2 settimane fa siamo andati in Austria, a Graz, a disputare i campionati di Coppa del Mondo, mondiali ed europei. E vi siete classificati? Prima posizione alla Coppa del Mondo di merengue, seconda posizione alla combinata che era mondiale, poi terza posizione nella salsa e quarta posizione nella bachata. Donato, su quante coppie avete vinto? Su una trentina di coppie. Lo dici bello soddisfatto, insomma. Ma quante ore vi allenate al giorno? 2 volte al giorno. 2 volte al giorno? Quindi la mattina e il pomeriggio, no? No, solo il pomeriggio. Quindi fate 2 ore al giorno. È pesante? Per noi adesso, prima sì, perché noi eravamo abituati, adesso sì. Una cosa importante, quanti anni avete? Io ho 14. 15. E quindi da quanti anni ballate per raggiungere questi risultati? Da 6 anni. Sempre in coppia? Sì. Solo coppia di ballo? Da sempre, sì, siamo cugini. Siamo cugini. Ah, ecco. E in famiglia, da parte tua, Greta, chi c'è che amava tanto il ballo? Solo io, poi anche mio padre prima piaceva ballare. A te invece? Solo io. Solo tu, quindi tu sei, diciamo, il leader della famiglia. Quindi sei appassionato. E qual è la prossima gara? Dal 12 al 16 novembre a Pescara ci saranno anche un altro mondiale europeo e Coppa del Mondo. Lo stesso, quello che ha detto mia. Lo so, ma cosa ti aspetti dal ballo? Io appunto al gradino più alto del podio. In bocca al lupo. Questo lo dobbiamo dire noi, ma tu del ballo, come anche tu Greta, volete farne una professione o solo un hobby? Una professione. Una professione, sì. Quindi puntate veramente in alto? Sì, sì. E allora l'in bocca al lupo ve lo diamo noi, Crepi, con tutti i telespettatori Crepi di Monopoli. Crepi. Voi invece siete maestri e siete delle vecchie conoscenze, vero? Voi siete dei ballerini consunti. Voi oggi avete una bella scuola di ballo che si chiama? Hollywood Dance Bailados, con sede a Monopoli e Conversano. Tu sei Alessia La Raspata. E Mirko Napoletano. Quindi i monopolitani, ma anche non solo, vi conoscono. Voi ballavate da quando avevate? Allora, insieme dal 2000, però tutte e due dall'età di 4 anni, con ballerini diversi. Oggi siete maestri di ballo, avete aperto questa scuola e che difficoltà incontrate? Difficoltà, insomma, non è facile insegnare, è sempre una cosa semplice, però si ha a che fare con tanti genitori, tanta gente, si socializza e si cerca di mandare i ragazzi avanti nel miglior modo possibile. Senti Mirko, a che età bisogna incominciare? Loro hanno iniziato giovanissimi, voi avete iniziato, ma oggi com'è, con tutti gli impegni che ci sono, qual è l'età giusta per incominciare a diventare bravi come voi e come loro? Il ballo è uno sport bello perché può iniziare già da 3 anni e mezzo, 4 anni, prima inizi meglio è. Però anche per chi si vuole divertire può ballare anche a 60 anni, 70 anni, quindi è uno sport che riempie tutte le fasce d'età. E nella vostra scuola ballerini di età, da che età iniziano? Nei 3 anni e mezzo ne abbiamo un po' di ballerine e poi fino? Proseguiamo anche i 60. Ci sono? Certo. Quindi le persone su con l'età amano ancora ballare? Certo, quelli sono i primi perché arrivano a un'età e si dedicano un po' a loro. Io so Mirko che tu questa professione, il ballo non lo fai per professione perché hai la tua attività, ma hai grandi soddisfazioni, avete tirato su dei ballerini importanti. Abbiamo, grazie ai nostri allievi, abbiamo grandi soddisfazioni e siamo contentissimi per questo, perché noi diamo l'anima e il cuore ai nostri allievi, quindi veniamo ben ripagati. Alessia, voi avete una bambina? Balla? Sì, ha iniziato a ballare adesso, che ha quasi 6 anni, ha iniziato dall'età di 4-5 anni, però ha preso la cosa sul serio adesso, 6 anni, abbiamo trovato il ballerino e quindi speriamo che diventi una grande ballerina come... Quindi promette? Promette bene.